I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. If you want my advice, give the shit up. Con il resoconto sulle prime ore trascorse in compagnia di Grand Theft Auto 5 e pubblicato dal network americano IGN, ci attendevamo una conferma di tutte le buone sensazioni emerse dalle prime preview. Ma a quanto pare al momento dell'hands-on, il gioco sembra superare ogni aspettativa. Il titolo infatti riserva dei momenti in cui il giocatore si trova faccia a faccia con sequenze che in qualunque altro gioco sarebbero state scriptate, ma che in GTA V assumono un grado di libertà pressoché totale. Ad esempio si descrive una sequenza in cui Trevor insegue con la propria motocicletta un aeroplano in fuga, quando un camion gli si para davanti, impedendo la possibilità di un sorpasso. Il giocatore ha poco più di un istante per decidere se frenare e aggirare l'ostacolo, o se tentare di passare l'auto articolato aprendo il gas e infilandosi nel pertugio creatosi tra il camion e il guardrail. Il giocatore sceglie di passare e in un attimo si ritrova a compiere una vera e propria follia che si conclude con un sorpasso al cardiopalma. L'adrenalina inizia a pompare nelle vene, il giocatore tira un sospiro di sollievo e riprende l'inseguimento con ancora addosso la sensazione di essere sopravvissuto a qualcosa di terribile. Tutto questo non è parte di una sequenza precalcolata. No signore, questo è il risultato dell'anima pulsante di Los Santos, una città viva e gigantesca all'interno della quale un camionista ha deciso di compiere una manovra nel momento in cui noi dovevamo passare. Il giocatore è solo una goccia all'interno di un mare sconfinato. Il momento descritto poc'anzi è preso da una delle missioni del gioco che evidentemente riservano tante sequenze di questo tipo, ma appare chiaro che GTA V ha una forza altrettanto dirompente nella componente free roaming. Le migliorie si notano in particolare nell'aspetto che dà il titolo a questo gioco, le auto. L'handling dei veicoli su gomma è stato migliorato in maniera vistosa e le corse fin troppo spericolate del precedente capitolo della saga sembrano aver trovato un maggiore equilibrio, grazie a un controllo che ci consente di controllare anche i veicoli più potenti senza lesinare sul gas. In breve non dovremo più tenere a bada i cavalli di una super sportiva. Semmai ci toccherà premere il freno per ammirare il paesaggio intorno a noi. Rispetto al grigiume portuale e metropolitano di Liberty City, questa Los Santos in confronto è un cocktail con l'ombrellino, da contemplare e gustare, oltre che da vivere attraverso i locali, gli esercizi commerciali e le attrazioni che anche in GTA V fanno capolino dietro ogni angolo. La palette di colori di questa città californiana ci trasmette immediatamente un senso d'estate e di spensieratezza, che certamente va a creare una splendida dicotomia con le azioni che si compiono nel gioco. Uno degli aspetti che gli sviluppatori hanno cercato di migliorare in maniera significativa riguarda il sistema di combattimento. Il vecchio shooting system è stato modernizzato, introducendo elementi che, a detta di chi ha provato il gioco, devono molto a titoli del calibro di Red Dead Redemption e Max Payne 3. Possiamo dunque attenderci un sistema di copertura più raffinato e un controllo maggiore delle proprie armi. Tutto questo evidentemente deve rispondere alle esigenze degli sviluppatori, che hanno rivoluzionato il sistema con cui vengono condotte le missioni. Abbiamo già parlato dei momenti casuali che indubbiamente introducono quella dose di imprevedibilità capace di aggiungere un po' di pepe alla già ricchissima miscela. Al contempo però GTA V non si svincola completamente dallo scripting, presente in alcune sequenze particolarmente emozionanti che tuttavia mantengono un certo grado di interattività. Ad esempio viene descritta una scena in cui si nota un'auto che ha perso una lunga scia di benzina, alla quale prontamente diamo fuoco con un colpo di pistola per innescare un'esplosione. Si tratta di un elemento inserito ai fini della spettacolarità e probabilmente non sarà qualcosa di isolato. Questa svolta verso un maggior concentrato di emozioni si nota anche nel nuovo sistema di checkpoint interni alle missioni che, almeno sulla carta, potrebbe essere oggetto di controversie da parte di chi era abituato al meno permissivo sistema precedente, ma che al contempo permette di affrontare il tutto con maggiore libertà. Il giocatore infatti può evitare noiose ripetizioni della propria missione, sperimentando approcci alternativi ad ogni fallimento e verosimilmente rischiando di più. Ciò che sorprende è che tutto questo fa ancora parte della cosiddetta old gen. Oltre all'enorme mondo dinamico e variegato, alla quantità superlativa di contenuti e all'apparente assenza di confini, anche in senso metaforico, il tutto sembra coniugarsi con una realizzazione tecnica di altissima fattura. C'è poco altro da aggiungere, le ragioni che hanno reso GTA V il gioco più atteso dell'anno, se non degli ultimi 5 anni, sono chiare da sempre e da oggi lo sono ancora di più. Questo titolo con ogni probabilità sarà il canto del cigno dell'attuale generazione, nonché l'anello di congiunzione con quello che ci attende a partire dal prossimo anno. Non vediamo davvero l'ora che arrivi il 17 settembre per poter scendere per le strade di Los Santos. Per una volta siamo sinceramente emozionati di fronte alla prospettiva di giocare a un titolo di tale portata.